CalcioComune.it, oggi siamo con Luciano Quetti, presidente della Camuna Calcio. Camuna Calcio che è al centro un po' del chiacchiericcio della Valle Camonica per numerose questioni. E oggi lui ci fa un'intervista che probabilmente sarà molto interessante e darà magari fastidio a qualcuno. Con lui comunque affrontiamo i temi legati al campionato WISP di cui lui è presidente della Camuna. Luciano, tutti i dirigenti della Valle Camonica dicono che tu, presidente, hai all'interno della tua squadra dei giocatori che sono andati via dalla FIGC perché li paghi di più di quello che prendono nel campionato FIGC, vero? Lasciamoli chiacchierare questi presidenti. Io so di essere in buona fede. So di essere sempre stato chiaro con tutti e spero di esserlo per parecchio tempo. I ragazzi, o meglio i giocatori della Camuna, non sono pagati, soprattutto perché economicamente noi non riusciremmo a sopportare questa tipologia di gioco. E altrimenti la Camuna invece di fare gli amatori andrebbe a fare un campionato FIGC se potesse. Esattamente, come ti ho detto prima, economicamente noi non riusciremo a sopportare i pagamenti dei giocatori, poco o tanto che siano, né soprattutto fare un campionato di FIGC fatto bene, perché per fare un campionato di FIGC fatto in una certa maniera o fatto solo ed esclusivamente per salvarsi non è nel mio DNA. Io quel poco che faccio penso di farlo bene, ma soprattutto le squadre che faccio le faccio per vincere. Cosa secondo te i dirigenti della Valle Camonica non hanno ancora capito del nostro calcio? I dirigenti della Valle Camonica non hanno ancora capito che a oggi i ragazzi vanno seguiti diversamente. I ragazzi vanno fatti sentire come alla propria casa, fatti sentire in una famiglia, ed è questo secondo me che tutti, o meglio parecchia gente, sceglie la Camuna per la nostra semplicità, la nostra coerenza e il nostro essere limpidi, chiari, ma soprattutto quel poco che si fa fatto nella maniera giusta. Cosa dici di queste persone che dicono che la colpa è dei ragazzi che non hanno più voglia, che vogliono guadagnare troppi soldi? Io se fossi un presidente di una squadra che me ne vanno via 5 nel mese di dicembre, mi farei un bel esame di coscienza e al posto di guardare nella casa altrui proverei a guardare nella mia casa e chiedermi il motivo come mai i ragazzi 5-6 me ne sono andati via nel mese di dicembre. Perché è sempre facile guardare nella casa degli altri. Ogni tanto bisognerebbe essere intelligenti e capire i propri problemi. Anche all'interno del tuo campionato comunque siete diventati un po' i personaggi un po' antipatici, un po' scomodi, perché c'è chi dice che in un campionato di amatori, che appunto la parola amatori vorrebbe dire solo per passione, tu invece stai costruendo qualcosa che va al di là del campionato amatori, perché porti troppi giocatori forti e praticamente il campionato viene falsato. Ma quello non so, che sono certo che negli anni la Camuna, ma soprattutto il sottoscritto, ha seminato bene, è sempre stato chiaro con la gente, è voluto bene, allora forse per quello che la gente viene da me. Quando alzo il telefono e chiamo qualsiasi persona e gli dico chi sono, non mi ha mai attaccato il telefono dicendomi chiamami più tardi, mi ha sempre parlato, mi ha sempre detto cose che sicuramente ai suoi presidenti non gli hanno mai detto. Il futuro del campionato FIGC, perché adesso siamo arrivati a una fase molto delicata, diciamo critica, quindi secondo te è destinato a peggiorare addirittura? Sicuramente sì, mi dispiace, ma
Bisognerebbe pensare anche che se una squadra non riesce a sopportare determinate spese, bisognerebbe farsi un bel rivoluzionamento e un po' magari accontentarsi facendo magari un campionato amatoriale come lo facciamo noi. Ma invece parliamo dell'operazione Mensi, perché tanti hanno detto che Christian Mensi comunque è venuto da voi sempre per una questione economica. Invece tu dici, cosa può portare un giocatore come Christian Mensi, il più grande giocatore degli ultimi 10 anni a Valle Camonica, a venire nel campionato WISP? Christian Mensi secondo me è un signore, un grandissimo amico, quasi un fratello, anzi meglio, un fratello per me. Christian Mensi è una di quelle persone che è difficile da trovare, ma soprattutto è una persona di parola come lo sono anch'io. Lui ha sempre fatto quello che ha detto, come anch'io ho sempre fatto quello che ha detto, con lui come anche con tutti gli altri componenti della Camuna, ma soprattutto con alcuni giocatori della Valle che mi conoscono. Ha in serbo degli altri colpi di mercato per il futuro prossimo? Di colpi? Qua non si chiamano colpi, qua la porta è aperta per tutti. La gente che ci conosce sa che facciamo le cose fatte bene, facciamo le cose con coerenza. Abbiamo un gruppo eccezionale e io vorrei ringraziare tutti i ragazzi componenti della Camuna, dal primo all'ultimo. Gente che si fa 50 km a venire all'allenamento, gente che si fa 50 km a venire alla partita, non si è mai lamentata di niente, non ha mai chiesto rimborsi, dei signori, e sono soddisfatto del lavoro che dal 2006 stiamo facendo. Poi vorrei fare un ringraziamento anche ai nostri sponsor Pagani, Sport Club di Cividate, Q5, la Spam di Artogne. Vorrei fare un ringraziamento a mia mamma, che se non ci fosse lei sarebbe molto molto difficile continuare. Vorrei fare un ringraziamento al mister, che è sempre disponibile, e grazie a lui la Camuna è cresciuta e spero cresca ancora. Soprattutto, vediamo, speriamo di fare ancora qualche colpo, sicuramente arriverà ancora qualcuno. Abbiamo già messo le basi per il prossimo campionato e qualcuno di livello arriverà. E a chi pensava invece che Quetti si fermasse le parole solo come a tutti, invece oggi sono contento che tu abbia avuto il coraggio di metterci la faccia. Speriamo che anche gli altri lo facciano. A queste persone cosa dici? Ma io sono sempre stato abituato a mettere la faccia nelle mie cose, non ho paura di niente, perché so di essere a posto. Però vediamo se qualcuno avrà comunque bisogno di chiarimenti, mi può chiamare tranquillamente e io potrò fare magari un uno contro uno senza nessun problema. Io so di essere a posto, so che quello che dico l'ho sempre fatto, e niente, vediamo un po' nel proseguimento cosa potrà accadere, soprattutto di buono.